però a volte non ho fatto il giorno dei giorni. Fare un lead up con così tante persone e poi azzardarsi a farlo in slow motion, se viene, è una bomba atomica. Su un pezzo così sicuramente è l'unica soluzione. Se viene, ti posso garantire che in un giorno sei almeno 30.000. Io l'ho detto una volta un po'. Vuoi la scorta armata? Si può provare a capire come gira il fumo. Tanti giorni che han lasciato il segno, e stare al mondo già di più un impegno, e adesso giri con in tasca un pugno, nell'altra tasca il tuo rimario. L'impatto con il mondo è sempre forte, per chi vorrebbe solo farne parte, e avere almeno due o tre cose certe, e avere un Dio che si diverte. Ma scegli tu fra botte e rime, e scegli tu fra inizio e fine, e scegli tu, ma scegli tu per primo. E quando canterai la tua canzone, la canterai con tutto il tuo volume, lasciando qualcun altro a commentare che tu devi andare. Allora, diciamo che questo è lo spazio tempo. Da quella lì in poi saranno tutti uguali, c'è il quadro che va là, sarà tutto uguale. E a sinistra ci sono quelle prenotate. Il pubblico entrerà a questo giro qua. Ragazzi, lì potete vedere l'arrivo della metro. Questo è il vostro passo per andare alla stazione terminale di... della metro. Per l'ingresso campo number 4. Su. Là c'è la stazione di Reggio. Il pubblico, the people, arrivano here, arrivano qua. Poi seguono le indicazioni ed entrano a campo volo. Là c'è il grande palco dell'Air. Adesso andiamo in via Agosti, vi faccio vedere via Agosti, che è praticamente l'uscita del parcheggio A, quello interno, che lo vedete da quella parte lì. L'uscita è sulla rotonda, la strada che prosegue da via, dalla rotonda entra in via Agosti per poi girare su Piazzale Europa. Piazzale Europa è sottostante alla piazzale della stazione, e lì nel 2005 si ebbero i disagi maggiori perché c'è un tunnel. All'epoca però il dopo concerto faceva piuttosto freddo, quindi nel tunnel si accalcarono talmente tanto che dovettero comunque assistere ai ragazzi che erano lì, perché veramente è stata scene di panico, di schiacciamento, di soffocamento. Questa zona qua dove stiamo arrivando adesso, dove c'è un concentramento molto alto, praticamente nel piazzale della stazione. Ci saranno soltanto due treni speciali, uno alle 2.10, il primo direzione Bologna, il secondo 3.40, sempre direzione Bologna. Di quale giorno? Della domenica mattina, dopo concerto, praticamente segue il concerto. Quindi i ragazzi faranno questa strada, arrivano lì in fondo, c'è Piazza d'Europa, che è il parcheggio scambiatore per chi arriva in stazione e poi vuole prendere il treno nei giorni normali. Il giorno del concerto sarà completamente libero per dare lo spazio, polmone di accoglienza a tutti i ragazzi che poi devono partire il mattino dopo per il concerto con il treno. Piazza d'Europa, sopra questa, dietro questa cancellata ci sarà l'info point su questa massicciata, dove si potranno comprare i biglietti lì per prendere il treno speciale. Stiamo andando al numero 7. La destinazione dove eravamo prima.
la metro per arrivare all'ingresso un altro. Questa è la partenza della metro. E invece San Lazzaro è la parte? Arriva. Che viene fatta con i trenini arancioni della CT, immagino. Via. Yeah. Sì, sì. Quelli che giravano 20 anni fa uguale. No, hanno messo a disposizione un convoglio nuovo. E il biglietto lo si compra qui? No, la metro è gratuita. La metro è gratuita. La metro è gratuita e su questo pezzo di... è gratuito tutto. Mentre invece il treno speciale, che è sul binario numero 4 della notte, è a 5.